Per spiegare la mia idea dell'origine della cultura, devo partire da ciò che chiamo desiderio mimetico. Questa espressione vuol dire, molto semplicemente, che gli uomini tendono tutti a desiderare le stesse cose, a imitarsi nel loro desiderio. Non è che il desiderio mimetico sia conflittuale in sé. Per esempio, nel bambino, l'acquisizione della cultura è un desiderio che consiste interamente nell'imitare gli esseri che lo circondano. Però questo desiderio mimetico è costantemente in pericolo, poiché se si desidera ciò che anche il nostro prossimo desidera, ossia il suo stesso oggetto di desiderio, e nello stesso modo avido ed egoista, questo significa che il nostro prossimo diventerà nostro rivale. De la même façon, avide e egoista che lui, c'est-à-dire qu'il va devenir votre rivale. Alors je pense que le conflit essentiel, ecco, è questo il conflitto essenziale. La rivalità appunto mimetica. L'ultimo dei 10 comandamenti, o meglio l'ultimo nell'Esodo e gli ultimi due, nono e decimo, nella Genesi, è un comandamento contro la cupidigia. Sono dei comandamenti contro ce qu'on appelle la convoitise. Prescrive infatti di non desiderare la donna del tuo vicino, l'asino o il bue del tuo vicino, o il suo servo o la sua casa, e niente di ciò che appartiene al tuo vicino. Pertanto, a mio avviso, questo comandamento definisce la cupidigia essenzialmente come desiderio mimetico. Par conséquent, à mon avis, c'est un commandement qui définit la convoitise comme essentiellement le désir mimétique. Il passaggio dalla legge e dall'Antico Testamento al Nuovo è dunque propriamente questo passaggio dal divieto di tutti gli oggetti alla proposta di un modello. Puisque les objets du voisin, ce sont tous les objets, au modèle, le Christ. Il Cristo dice imitatemi, e ciò che vuol dire è non imitate i modelli che vi farebbero ricadere in conflitto. Per questo io credo che i Vangeli mettano in luce la rivalità mimetica e che la parola fondamentale a questo proposito sia nei Vangeli la parola scandalon, che vuol dire allo stesso tempo modello e ostacolo. Ed è l'ostacolo contro il quale torniamo sempre a imbatterci, perché esercita un fascino, e lo esercita proprio in quanto modello. Di conseguenza la parola scandalo, della quale i commentatori del Vangelo non parlano mai, è a mio avviso una parola essenziale riguardo ai conflitti umani, e se ne dovrebbe discutere molto più di quanto non si faccia. Ecco, una domanda. Lei dice il desiderio mimetico che genera violenza, ma è caratteristico degli esseri umani o anche degli animali in qualche modo? Il è già caratteristico degli animali, ma chez les animaux. Sì, era già caratteristico anche degli animali, ma negli animali il processo si conclude generalmente molto presto a causa di ciò che i ricercatori di lingua inglese hanno chiamato dominance patterns, e cioè avviene che l'animale più debole si sottomette molto presto a quello più forte e si instaurano appunto sistemi di dominazione. Invece tra gli uomini non esistono limiti alla rivalità. E anzi, a mio avviso, il solo limite è costituito da un altro fenomeno mimetico, ed è che quando la rivalità diviene eccessiva, isterica, quando si diffonde mimeticamente, contagiosamente, in tutta la comunità, tende a convergere nell'unione di tutti contro una sola vittima. All'union de tous contre une seule victime. Ed è questa vittima che io chiamo il capro espiatorio, espressione che non ha un'accezione immediatamente religiosa, ma piuttosto il senso moderno di vittima scelta al posto degli altri. Quando c'è il capro espiatorio, non ci sono vittime particolarmente colpevoli, ma c'è una comunità che non può trovare accordo se non unendosi contro una vittima. Contro una telle vittima. Quindi, se capisco bene, il capro espiatorio, cioè la vittima del sacrificio che così svia la violenza del gruppo sociale, fonda anche il legame religioso della comunità, è così mi sembra, no?
A mon avis, le bouc émissaire, c'est la fondation. Io considero il capro espiatorio come il fondamento delle religioni che possiamo definire al tempo stesso naturali e culturali. N'est-ce pas? Je crois que Vattimo, dans des articles qu'il a Gianni Vattimo, in un articolo che ha recentemente pubblicato sul mio lavoro, ha parlato a questo proposito di religioni naturali. Questo è giusto, ma io credo che sarebbe più esatto dire natural-culturali o cultural-naturali, per rendere più evidente il rifiuto di una distinzione netta tra natura e cultura in questo stadio. La cultura nasce in maniera naturale a partire da un conflitto e risolve il conflitto nella menzogna del capro espiatorio, che viene considerato al tempo stesso un colpevole e un dio, e cioè viene ucciso o espulso e dunque si accetta la violenza, ma poi viene divinizzato, così egli è la divinità malvagia e al tempo stesso fortemente protettrice degli universi arcaici. Quindi lei darebbe ragione a Freud quando rintraccia nel delitto di Edipo l'evento fondatore della società, della cultura? Io credo che Freud abbia visto alcuni aspetti della rivalità mimetica, che concepisca i rapporti tra padre e figlio come rapporti di rivalità. Ma a mio avviso egli ha dato alla famiglia un'importanza troppo grande, e non si è reso conto invece che la rivalità è propria dei rapporti umani a tutti i livelli, ossia non è legata ad una istituzione preesistente, giacché infatti la rivalità è essa stessa fondamento delle istituzioni. Della cultura umana sono gli interdi che consistono a non fare ciò che la vittima ha fatto per non perdere. Dunque io penso che le due istituzioni fondamentali della cultura umana siano i divieti, che consistono nel non fare ciò che ha fatto la vittima, e i sacrifici, che consistono nel fare ciò che ha fatto la vittima, uccidersi o uccidere una vittima per salvare la società. E credo che proprio a partire dai divieti e dai sacrifici rituali si ricostituisca tutta la comunità, e che tutte le comunità umane, tutte le culture, derivino da queste due istituzioni primordiali, che sono, lo ripeto, i divieti e i sacrifici. E gli interdi. Ecco, noi poi vedremo più avanti come questa sua teoria prende forma nel mondo contemporaneo. Ora però c'è un passaggio importante che noi dobbiamo comprendere ed è quello della religione giudaico-cristiana che, lei dice, porta una nuova visione del sacrificio perché svela l'innocenza della vittima. Le società primitive sono delle società che non possono dubitare. Sì, perché le società primitive sono strutturate in modo tale che non si possa dubitare della colpevolezza e della divinità della vittima. Nell'ebraismo e nel cristianesimo questa credenza diminuisce, si affievolisce e sparisce perché la vittima è presentata come innocente. È questa la vera rottura tra l'universo mitico da un lato e quello ebraico-cristiano dall'altro, e cioè che il cristianesimo e l'ebraismo hanno svelato, rivelato il sistema del capro espiatorio e dunque ci mostrano sempre una vittima contro la quale tutta la comunità si è riunita, ma che è una vittima innocente. La comunità si rassemble contro elle, ma questa vittima è innocente. Di conseguenza il cristianesimo ci insegna a mettere in dubbio non solamente la colpevolezza del Cristo, ma quella di tutte le vittime analoghe al Cristo. Quello che io provo a fare nella mia ricerca è leggere la mitologia a partire dal cristianesimo. Ed è una lettura in primo luogo antropologica, prima che teologica. In altre parole, il racconto della passione di Cristo ci mostra come tutti si volgano contro Gesù per ragioni puramente mimetiche. Ad esempio Pietro, quando rinnega Gesù, lo fa perché è tra la folla ed è obbligato ad imitare la folla. Pilato, quando condanna Gesù, non è perché desideri farlo, ma perché ha paura di una rivolta, teme la folla. C'est parce qu'il a peur d'une émeute, nous dit le texte. Il a peur de la foule. Justement, qu'est-ce qu'il essaye de faire Pilate? E cosa cerca di fare Pilato? Egli è romano, ama la legalità, pensa al rapporto che dovrà inviare a Roma e comprende che sarà obbligato a dare una vittima alla folla. Il sarà obligé de donner une victime à la foule. Mais il voudrait donner à la foule une victime. E vorrebbe dare alla folla una vittima già legalmente condannata,
ossia vorrebbe fare uno strappo il più innocuo possibile alla legalità romana, ma poiché vede che la folla rifiuta Barabba, consegna Gesù. Ma dès qu'il voit que la foule refuse Barabbas, il livre Gesù. E la folla quando sceglie Barabba, perché lo sceglie? Oui, le fait que la foule refuse Barabbas et réclame Jésus. Il fatto che la folla rifiuti Barabba e reclami Gesù non è prova che gli ebrei siano particolarmente feroci al riguardo, ma prova che il sistema del capro espiatorio è già in atto e si è cristallizzato in Gesù. Sur Jésus. Di conseguenza la credenza nella colpevolezza di Gesù è assai forte in quel momento. Ed è solo il Vangelo a dirci come questa credenza sia falsa. E lo dice per la mediazione dei discepoli, che però sono anche loro ormai succubi del contagio mimetico. Ma i discepoli che hanno già succombé alla contagio mimetica in una certa maniera. Dunque l'apparizione di una dissidenza in seno alla folla, di alcuni che rifiutano il verdetto della folla, è il fenomeno originale nei testi dell'Antico Testamento, nei Vangeli. Dans les textes de l'Ancien Testament ou dans les Évangiles. Dans les mythes, il n'y a jamais. Nel mito invece non c'è mai dissidenza. Tutti sono sempre d'accordo. Nei miti è sempre la folla che parla e non vi è mai opposizione contro la folla. Dunque il cristianesimo divide ciò che il mito unisce. Divise ce que le mythe unit. E la parola dei Vangeli che dice «Io sono venuto a portare la guerra, non la pace, io darò fuoco al mondo», a mio avviso si riferisce al fatto che grazie al cristianesimo l'unità sociale fondata sul meccanismo dei capri espiatori comincia a sbritolarsi. Questo è un processo che si svolge in migliaia di anni e che non è ancora giunto al suo termine. Infatti è ciò che più ci divide nella nostra società e sempre si disputa intorno alle vittime. Non disputons toujours au sujet des victimes. Savoir quelles sont les victimes. Consideriamo innocenti sempre le vittime degli altri, mentre giudichiamo colpevoli le nostre vittime, incapaci di riconoscere che anche esse sono capri espiatori. Ma nello stesso modo i nostri nemici possono facilmente sostenere il contrario. Perciò noi siamo in una divisione costante e generalmente ci sbarazziamo del problema accusando il sistema giudeo-cristiano di esserne responsabile, di averlo creato e di apportare solamente divisione e persecuzione. Mentre invece il cristianesimo non fa altro che rivelare il carattere persecutorio della società, ma non può rivelarlo in altro modo che rendendolo più grave. Mais il ne peut le révéler qu'en l'aggravant d'une certaine manière. Dal Vangelo di Giovanni, dal capitolo 15, in cui Gesù spiega appunto quale rapporto c'è fra l'odio del mondo e l'innocenza della vittima. Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo. Poiché invece non siete del mondo, ma io vi ho scelti dal mondo, per questo il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che vi ho detto. Un servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma tutto questo vi faranno a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Se non fossi venuto e non avessi parlato loro, non avrebbero alcun peccato, ma ora non hanno scusa per il loro peccato. Chi odia me, odia anche il Padre mio. Se non avessi fatto in mezzo a loro opere che nessun altro mai ha fatto, non avrebbero alcun peccato. Ora invece hanno visto e hanno odiato me e il Padre mio. Questo perché si adempisse la parola scritta nella loro legge. Mi hanno odiato senza ragione. Oui, o in tout cas, il détruit. Io penso che questo distrugga la fiducia nella violenza sociale e impedisca l'unità, la coesione. Il empêche cette unité. Dans les mondes primitifs, nel mondo primitivo era impossibile mettere in dubbio la colpevolezza di una vittima che fosse stata condannata da tutti. Ciò che noi chiamiamo i diritti dell'uomo sono in realtà i diritti della vittima. È il diritto di una vittima di essere innocente, anche se è stata condannata da tutta la comunità.
la condamner. Je crois qu'il y a pas d'autre société. Credo che non esistano altre società in cui questo sia possibile. Le garanzie giudiziarie del diritto moderno sono molto differenti da quelle del diritto romano. Il diritto romano ha sempre confermato i privilegi di certi gruppi, mentre il diritto moderno è fondato sull'appello, sui nuovi giudizi che verificano e possono contraddire i verdetti prodotti a livello inferiore. Questo significa rivelare l'errore costante di una comunità che giudica una vittima colpevole quando invece in realtà essa è innocente. Una società che funziona sul principio dei capri espiatori, una società arcaica ben organizzata, è una società violenta, ben inteso, ma è una società molto ordinata, nella quale la violenza è invisibile per coloro che vi partecipano, già che è sempre giusta. Il cristianesimo invece porta sempre divisione. Il cristianesimo porta sempre la divisione. Gli uomini sono molto scaltri quando si tratta di ricadere in un meccanismo violento. Con il cristianesimo si arriva a perseguitare nuovamente rifiutando gli altri che perseguitano. Oggi non possiamo più condannare qualcuno se non accusandolo di essere un persecutore. Non possiamo più creare capri espiatori se non accusando i nostri propri capri espiatori di creare altri capri espiatori. C'è sempre una problematica cristiana all'interno dei conflitti moderni. Di conseguenza è assai facile accusare il cristianesimo di essere responsabile del disordine nella nostra società. E in una certa maniera ne è responsabile. Ma allo stesso tempo esso disgrega quei meccanismi violenti che sono estremamente potenti nella nostra società. È molto facile nella nostra società creare delle reazioni meccaniche di ostilità, nella misura in cui questi meccanismi funzionano intorno a noi e noi ci uniamo ai nostri vicini contro una vittima. Se non lo facessimo saremmo condannati come generatori di problemi. Forse lo siamo, ma la lotta contro i meccanismi del capro espiatorio implica per forza una divisione sociale, che pure è un'altra forma di violenza, ma non è violenta in se stessa. Lo è perché gli uomini sono incapaci di rinunciare a tali meccanismi. Penso che sia a causa di ciò che io chiamo il mimetismo, ovvero il meccanismo della vendetta, perché la violenza va sempre verso la vendetta, che è la forma più meccanica del mimetismo. Ad esempio, al giorno d'oggi il perdono è molto di moda, ma questo vuole appunto dire che la gente non lo prende sul serio, precisamente perché i meccanismi della violenza e della vendetta sono così forti. L'uomo rinuncia molto difficilmente alla violenza, alla vendetta, al risentimento. Gli uomini hanno bisogno di coalizzarsi contro. E tutte le forme di unione, le unioni nazionaliste, le unioni familiari, le unioni professionali o ideologiche, tutte sono delle unioni contro. Ne consegue che l'idea del perdono è nemica per queste coalizioni. Se fosse giusta, rappresenterebbe la distruzione di quel tipo di identità che noi ci siamo dati. Ecco dunque che l'idea di perdono evoca diffidenza.